Ciao a tutti ragazzi e bentornati a un nuovo episodio di Creepy Tale. Dunque, l'ultima volta abbiamo sconfitto quella strega cattiva mangia bambini insieme al marito e abbiamo lasciato la casa ai due ragazzini che dovranno poi, a quanto pare, togliere due cadaveri. Va bene. Questa volta gioco col joystick perché, come giustamente mi ha suggerito GC e lo ringrazio, è meno scomodo che giocare a tastiera a sto gioco, quindi sì, obiettivamente giocheremo col joystick, vediamo se mi impicco di meno. Allora, un'altra volta un pozzo. Niente, fa sempre il momento Biancaneve. Ah, è quella? Un'altra ragazzina malefica. Ecco. Sali, sali, sbrigati. The Allora. girl with the monster is on the hunt. The poor animal hid in this hole. I should help it. La ragazza e il mostro sono a caccia. Il povero animale si nasconde nel buco. Dovrei aiutarlo. Che cosa abbiamo raccattato? Allora, fatemi capire un attimo però mo, i controlli. Come si usano gli oggetti? Ok. Knife cut Knife from cut bone. from bone. Quindi un coltello fatto con dell'osso. Da qui scendiamo. Quindi siamo fregati anche Large clay jack. questa grande brocca, diciamo. Mentre di qua possiamo osservare. There's a worn spot on the branch. Ci sta un segno qui sul ramo. E che significa sto segno? Hanno provato a tagliarlo? Beh, in teoria non dovrei poter scendere, questa mi ammazza I can't male. go down. The girl is standing right in front of the ladder. Eh sì, non posso scendere giù, la ragazza sta proprio davanti alla scala. Allora, proviamo a vedere se con questo, a questo punto, riusciamo a tagliarlo. Allora, mo, con quale si usa però l'oggetto? Ok, così. No? Pensavo di sì, invece. Quindi, così no. Vediamo se c'è altro di utile. Possiamo I can't salire? go down. No. Pensavo poteva salire. Allora, se tagliamo questo, però, gli facciamo fare una brutta fine a quest'altro qua. Ah no, pensavo piacesse fuoco. Invece, sono sempre quelle pallette lì luminose. Eh? Però gli ha fatto le coccoline. C'è un bambolotto giullare. Allora, quindi ci siamo liberati di quello. La bimba è impegnata, non so se posso scendere obiettivamente. Però questo fa avanti e indietro, quindi bisogna vedere quando possiamo scendere. Allora, dove ti fermi adesso? Vai più avanti o ti fermi qua? Proviamo a scendere adesso. Che la bimba sta a vedere la bambola, quello sta lì e noi piano piano se la andiamo. Allora posso The rope is raccogliere. fastened to the tree with a fiendishly complicated knot. Praticamente è messa lì la fune. Oddio. Ah. Mo useremo il coltello d'osso a provare a tagliare il filo. Dai, ciccio, levate su. Allora, senza farci beccare. Spero che non si gira. Sì, lo so. Questo. Allora, abbiamo preso il filo. C'è altro di utile? Una barca. Strange boats, and there are no oars. Una strana barca. Penso non ci siano pagaie, dovrebbe essere. Quindi non possiamo andarcene pur volendo. Mo va a capire in quello se sta qua o meno. Porca troia. Vabbè, oh, uno non è che ci può vedere da là. Però le cose che abbiamo preso in teoria sono rimaste, no? Giusto? Niente. Mi sa che non è colpa del gioco, ma è colpa proprio mia. Strong Ok. white Quindi rope. abbiamo una corda forte e resistente e bianca, che non sembra bianca, onestamente.
Allora, possiamo mettere qui la corda, forse in questo senso, quei segni. Sì, mettici questa. Ci dobbiamo appendere qualcosa, però non da qua sopra, ma da giù. Boh, non è chiarissimo. Allora, prova a scendere al volo. Sì, possiamo metterci qualcosa. Non so perché ci ho messo questo. Risali, risali, risali. Allora, ci abbiamo messo quello, però non basta. Ah, mo devo tagliare la corda quando passa lui? Ah, glielo tiro addosso? Ma ho ammazzato la ragazzina! Ma non c'era modo di salvarla, sta poraccia? Una tragedia proprio. Ma povera. Ma quindi non le possiamo salvare? E quindi pure la sorella la dobbiamo ammazzare? Non me l'aspettavo. Oh, è la figlia del re. Oh cacchio. Principessina, ti ho trovato. Ho di nuovo sangue sulle mie mani. Avevo possibilità di salvarti? Cavolo, non è che potevamo salvarla questa. Ellie is in danger. If the girls are hunting in the forest, they could easily become the prey. I need to hurry. Ellie è in pericolo. Se le ragazze stanno cacciando nella foresta, potrebbe diventare facilmente la preda. Devo sbrigarmi. Oh cavolo. Chissà se c'era modo di salvarla obiettivamente. Quindi farò un finale cattivo, Ellie forse. Is in danger. Non lo so se c'era un modo obiettivamente. Bisognava fare solo così. Oddio, si è schizzato questo. Thank you, boy. Grazie, ragazzo. I didn't mean to... This is crazy. Ah, no, non ti preoccupare. Ma questo è pazzesco. What matters is that we're alive. This isn't the first time I've been hunted. Our forest is governed by the law of the jungle. It's either you or me. L'unica cosa che importa è che siamo vivi. Non è la prima volta che vengo cacciato. La nostra foresta è governata dalla legge della giungla. O sei tu o sono io. They won't catch Yanni anywhere again. What do you think? Should I lay some traps? Insomma, non cattureranno di nuovo Yanni, che sarà lui, si parlerà in terza persona. Che cosa pensi? Dovrei mettere qualche trappola? I think they'll stay clear of this place if you do. Sì, penso che rimarrà insomma pulita questa zona se lo fai. Ok, oltre a essere schizzatino, ma servi a qualcosa? No, solo schizzatino. Cavolo, però dalla principessa mi dispiace, non so se si poteva obiettivamente salvare. Poi come facciamo però? Mancano i remi. Strange boat. Non ci sono i remi. Possiamo fare qualcos'altro qua. So sta magna. I need to get across the river. Is that your boat on the bank? Ho bisogno di attraversare il fiume. È la tua nave quella lì? Barca. No. No, that belongs to the river. La barca? No, no, appartiene al fiume. How am I supposed to get across to the other side? There are no oars for rowing. Come faccio ad arrivare dall'altro lato? Non ci sono remi? The boat, just like the river itself, is enchanted. If you want it to take you across, you need to bring it a gift. La barca, come il fiume stesso, è incantato. Se vuoi attraversarlo, hai bisogno di portargli un regalo. Mi porta la principessa? No, vabbè, io non ci posso credere. Altro che Creepy Tale. Dai, il primo non era così cattivo. Questo è cattivissimo, proprio. Tiè, guarda, ti ho portato in dono una ragazzina che ho appena ucciso, capito? Cioè, che cosa triste.
almeno ce l'hai sentimento. Ma mo mi porta tipo all'inferno, perché gli ho dato una ragazzina morta come dono. Sennò diventa più un sacrificio più che un dono. Allora, un mega albero. E senti che musica. Ah, lo attraversiamo solo però, non ci andiamo a visitarlo. Sì. Ok. Vabbè, questo capitolo è stato molto breve. Oh, il gufo saggio, che carino, Anacleto. Sono contento, insomma, di dare il benvenuto a questo viaggiatore. Albeit you are weary from traveling and wish to rest. Yes, please, follow me. Scommetto che sei stanco del viaggio e hai bisogno di riposare, vero? Per favore, seguimi. Thank you. You're very kind, but I'm in a big hurry. Grazie, sei molto gentile, ma io ho molta fretta. Forgive my curiosity, but may I ask where you're rushing to? Perdona la mia curiosità, ma posso chiederti dove vai così di corsa? I need to find a cave and find my little sister. An evil spirit has possessed her mind. Ho bisogno di trovare una caverna e trovare mia sorella. Uno spirito malvagio si è impossessato della sua mente. I suppose you're seeking the cave located on that blood-stained island that lies next to ours. Penso che tu stia cercando quella caverna che si trova su quell'isola macchiata di sangue che si trova a fianco alla nostra. Don't worry, this. Please show me the way. Ah, sai dov'è? Per favore, indicami la strada. Only a desperate person seeking death would venture there. Soltanto una persona disperata che cerca la morte si avventurerebbe lì. The road there is long. The placid river soon becomes a channel of sewage teeming with evil spirits. La strada è lunga e il placido fiume, quindi il fiume tranquillo, diventa un canale di temibili minacce con dei spiriti malvagi. I will be glad to help you, but I think you will only be up to the task of such a journey after a good night's sleep. Sarò felice di aiutarti, ma avrei bisogno di riposarti per affrontare un viaggio simile. Rest now, young man, and after we will equip you with everything you need. Questi ci tengono troppo che io rimanga qui a dormire, non mi fido. Riposati, giovanotto, e dopo ti equipaggeremo con qualsiasi cosa di cui tu abbia bisogno. E ti daremo una delle nostre migliori barche. People sail to our island so rarely, but we need company in the same way you need air to breathe. Le persone arrivano così raramente sulla nostra isola, ma noi abbiamo bisogno di compagnia allo stesso modo che tu hai bisogno di aria. Poverini. Please do us a kindness. Spend a few hours with us. Per favore, sii gentile. Passa un po' di ore con noi. I think I really need to rest for a few hours. Thank you. Ok, penso che obiettivamente ho bisogno di riposare per qualche ora, grazie. Please follow me upstairs. I will take you to the best room. Per favore, seguimi di sopra, ti porterò alla stanza migliore. Make yourself at home. I will go and see that the boat is made ready. Fai come a casa tua, vado a vedere di preparare la barca e insomma fare in modo che poi sia pronta.
Thank you again. I'll just rest for a short while and then I'll be on my way. Grazie ancora, mi riposerò soltanto per un poco e poi continuerò per la mia strada. As you wish. Rest now, young man. Sleep well. Come vuoi. Adesso riposati, giovanotto. Dormi bene. Ecco. Lo sapevo. Ma perché ci fidiamo ancora di qualcuno? Mi sta risucchiando? No. Sembra sta risucchiando però qualcosa. La gioia? Tipo dissennatore? Altro capitolo breve comunque. Allora, il gioco è salvato, quindi se... Oddio, non gufo qua. Se mo moriamo male, riniziamo da qua. Sono un po' inquietanti sti gufi, eh. Cioè adesso animali carini. Adesso è inquietante. Boh, io vado avanti, non so se dobbiamo fare qualcosa di preciso o solo camminare. Ma che è? Mo crepiamo? Avremmo fatto male a romperlo o abbiamo fatto bene? Boh. Non so, quelli sa, ridono. Ma io li rompo, poi vediamo. Mi sa che non dovevamo romperli. Apposta. Quindi se rompiamo quei cosi praticamente moriamo male. Quindi direi camminiamo e basta, e senza dar retta a quegli affari lì. Poi volendo posso anche tornare indietro in caso. Boh, proviamo a superarli senza romperli. Vediamo se cambia qualcosa. Allora, lasciamolo perdere. Allora, non rompendolo, obiettivamente... Ah no, ecco, stavo di non soffre di mal di testa. Invece sì, sta soffrendo di mal di testa. Boh, io mi tengo a distanza. Magari se mi avvicino gli fa male. Però mo non mi sono avvicinata. Vabbè, l'importante è che non crepa male, insomma. Se c'è un po' di mal di testa, fa niente. Allora, sai un po'. Ci sarà. Oddio. E che significa mo sta cosa? Io torno indietro. Non so se cambia qualcosa o meno. Poi non abbiamo oggetti, vero? No. E niente. Siamo senza oggetti. Allora, vediamo di tenerci a debita distanza. Forse prima mi sono avvicinata un po'. Sì, evitiamo di soffrire. Ecco. E com'è possibile, però? Ah, a meno che... Allora, il gufo questo è girato verso di qua. Quindi forse devo andare di qua. Fino a che seguo, può darsi. La direzione del gufo non mi viene mal di testa. Proviamo un po', adesso andiamo... Niente. E allora non capisco. Non capisco. Non ho proprio capito. Che cavolo dobbiamo fare? Allora, invece riproviamo a distruggerli.
Allora, il gufo forse mi dice ce n'è uno. Ah, ok. Forse se me ne perdo uno moriamo. Qui ce n'è un altro. Eccolo. E qui dice, quindi a destra ce ne sta un altro. Però la testa gli fa male, quindi boh. Allora, proviamo a vedere se obiettivamente qua a destra ce n'è un altro. Come per dire, è ancora a destra. Ok. Ancora di qua. Questo mo gli esplode la capoccia. Però sì, obiettivamente i gufi ci indirizzano verso gli accrocchi qua. Ah, ok, a posto, fatto. Meno male, perché non riuscivo a capire che dovevamo fare. Oggi tutti i capitoli brevi, le altre volte lunghissimi. Ok, siamo riusciti a svegliarci da questo incubo dei gufi che non ho capito come ci ammazzavano. Allora, vediamo tutto un po' come se fossimo drogati. Questo che è un ascensore. Che cambia? Oh, c'è il gufo. Ma questo viene qua, mi vede? Ah, ok, adesso non vediamo più in maniera sbagliata. È solo che questo muove becca. Torna indietro, Ciccio, torna indietro. Ecco, bravo gufo, rimani là. Ok, senza faccia becca. Allora, tu fino a dove vai? Vai un po' più qua. Qui c'è un altro ragazzino che dorme. Quindi c'hanno più ragazzini. Ah, vedi, così con la N finisco qua. Ok. Cambiando l'ascensore cambio la direzione. Che cavolo. Boy, are you lost? Ragazzo, ti sei perso? It's late and I can see you are weary. Why not come with me and rest a while? È tardi, perché non vieni con me e riposi? Let's go. I will lead the way. Andiamo, ti mostrerò la via. Allora, a che è servito far spostare quella leva? Allora, andando di qua, se il gufo non mi becca, che cosa spostiamo facendo così? Ci mette una vita arrivare però, Beh? Ah, ok, quando clicco esce fuori. Ho cambiato non so che. Aspetta che sennò quello mi pia. Non riesce a toglierlo con le sue mani, è incastrato nell'albero. E aspetta, qui è chiuso. Boh, proviamo a cambiare qua. Con questo siamo tornati qui. Però non capisco cosa cambia facendo questo. Oltre al gufo che si sposta. Va a capire. Allora, intanto andando di qua invece. Ok, vediamo di uscire. Complicatissimo sto pezzo. Dai, Ciccio, su, levati. Allora esci. I can't pull it out. Non riesce a mani nude. Mo mi becca. Non mi posso proprio nascondere da nessuna parte, porca troia. Io dico, ci stanno ste casse, ma nasconditi, no? Ah, no, non entra.
Ottimo. Dovremmo trovare una specie di coltellino, qualcosa per poter togliere sta affare qua. Allora, qua siamo tornati qua. Se adesso facciamo passare il gufo, andiamo dal ragazzino. Che succede? Vai, passa, passa. Non possiamo aiutare il ragazzino. Ecco. Vediamo se arriva fino in fondo o si ferma prima. Comunque, con i ragazzini non possiamo interagire. Quindi non è che possiamo né svegliarli né altro. Lo so. Boy, are you... Sì, mi sono perso. Sì, andiamo. Quindi, quei ragazzini no. Non ci famo niente. Allora, se cambiamo questo, dove finiamo? Al posto di prima. Oddio. Allora, siamo finiti qua. Se adesso cambio così, finiamo qua. Facciamo sta cosa della leva, che non ho capito che cambia, ma facciamolo. Clicca questo, andiamo alla O. Ah, si è incastrato col bastone. No, io pensavo uscivamo sopra, non sotto. Let's go. Pensavo sopra, non sotto. Mazza, oh, come gli è venuto in mente a questi di inventarsi sta cosa così complicata? Allora, questo e fai sta cosa. Questo. Dai, gufo, levate. Ok, la rimessa al posto suo. Però qui mi fai così, eh. Allora, intanto prima cambiamo questo. Poi facciamo questo. Poi facciamo questo. Ah, blocchiamo la luce. Ok. Allora, aspetta. Questo si deve da levare. Di quanto ti sposti? Di niente, praticamente. Qua bisogna fare una cosa molto rapida. Cambia qua e vattene. Allora, stiamo qua. Se esco il gufo mi vede. Per quello va bloccato. Quindi va fatta una cosa molto rapida. Porca vacca, sì, vabbè. Boy, it is late. Let's complicatissimo. Allora, mo sta selezionata la Z. Allora, sta arrivando il gufo. Aspettiamo che arriva, così almeno evitiamo di fare la cavolata. Ok, esci. Subito. No! Che ogni volta lo devo riprendere da capo. Ma non farò mai in tempo, scusami. No, vabbè, questa è una bastardata, però scusate. Cioè, le altre volte le cose me le lascia. Perché stavolta no. Non faremo mai in tempo a tornare indietro. Proprio impossibile. Non so
so perché mo sta mezzo a dormire. Ok. Allora, cambia qua. Aspetta, non usciamo adesso, sennò me becca su cavoli. Che ansia. Allora, esci. Subito togli sto coso. Non so a che sia servito. Allora, se andiamo N, andiamo giù. Allora, possiamo tornare un attimo qua. Dobbiamo andare alla C, però senza farci beccare. Ah, il gufo sta arrivando, quindi aspetta là dentro. Che casino, ragazzi. Allora, cambia in C. Vediamo la C dove usciamo. Là sopra. L'altra palletta da togliere. Dove sta? Manco mi ricordo. Stava qua proprio. Allora, se usciamo. No. E niente. Boy, it is però fammi riniziare da capo ogni volta, è una crudeltà, onestamente. Sono proprio quelle cose che poi mi fanno passare la fantasia. Ah, attenzione però, la palletta in verità l'ha lasciata tolta. Però non capisco perché. Ah, mo sì, mo me l'hai lasciato, perché so prima no? Flat pointed tip. Glass orb filled with magic. Ok, praticamente è una sfera di vetro riempita di magia. Dov'era l'altra palla però da togliere? Perché ce n'erano due. Forse per andare a questo qui, la simil T. Ah, la palletta sta qua, ok. Attenzione, non faccio becca adesso. Allora, di corsa. I can't pull it out with my hands. Oddio mio, sbaglio tasti. Vabbè. Ah, non mi becca qua, ok. Allora, abbiamo preso tutte e due. Adesso. Tornando qui. Io non ho capito che ci dobbiamo fare con sti cosi. Su loro non possiamo fare niente neanche. Mo me becca. Vabbè, spero che mo mi lascia anche l'altra palletta però. Salve. Boy, it is late. Let's go. Dove dobbiamo utilizzarle? Una e due, ok. No, qua non me li fa cambiare. Probabilmente sarà questa porta qui per attivarla. Però se finché ci stanno quegli affari lì non si può utilizzare. Dovremmo riuscire a arrivare giù. Allora, dobbiamo vedere se a sinistra di questo qui è aperto. Quindi quando il gufo mo supera a destra, possiamo andare più a sinistra qua? Ok, gira sto coso. Via, via, via. Ah, pensato stiamo. Senza farci beccare. Cosa c'è qua?
dentro la campanella sono masochista. Allora, vabbè. Dobbiamo risalire. Allora, torna qua. Torna qui. Adesso esci qua. Fai Z. Vai qua. Esci adesso. Allora, mettiamoci sti cosi. Uno. E due. Io non voglio morire. Ok, così ci nascondiamo. Vediamo se lui si sveglia ogni tot. Non si sveglia ogni tot? Thank you. Your hospitality truly knows no bounds. Vabbè, grazie per l'ospitalità, bababà. Ah, prendiamo il bastone, mi sono fatto male. Perché sta a fare così se arriva qualcuno? No. It won't budge. The cupboard is locked. È chiuso. È un armadio. Non funziona così. Non funziona così. Quindi forse ci tocca prima andare alla S, che non so dove sia. Aiuto. La chiave. Mamma mia. Non mi vedi, no? Ok, dormi. Bravissimo. La chiave è qua. E mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E mo qual è la combinazione? Aggira questo? Ah, devo tenere premuto? E mo i numeri quali so? Ah, aspetta, nascondete un attimo. Ci sono numeri da qualche parte? Adesso non me lo prendo. Numeri, eh? Thank you. Ci sono due carretti e un sole. Io non so che stia succedendo. Ok, forse era sbagliata la combinazione. Che ne so, 3. 6. Ok. Come facciamo a capire la combinazione, scusate? Cioè, numeri non li ho visti, onestamente. Allora, se proviamo a fare scattare l'allarme, c'è da qualche parte qualche numero? Io pensavo magari lui metteva una combinazione per fare in modo che non scattasse più l'allarme. Non ne ho idea.
846. Ragazzi, questo qua ho dovuto capire un attimo come si faceva, perché non mandava assolutamente di rifare tutto quel pezzo da capo. La soluzione 846, non ho capito ancora il perché. Se ci arrivate, fatemelo sapere. Onestamente, no, non mandava proprio di rifare tutto sto pezzo. Che poi cosa cambia con 846? Che non suona l'allarme. E quando non suona l'allarme possiamo prendere questo? No, andando a S non suona l'allarme. Quindi adesso se noi andiamo a S... Ok, qua non mi vede nessuno. Fatemi sapere se mi viene in mente dove stavano questi 846, perché non l'ho proprio capito. Ci sono proprio arrivata. Via. Corri, sbrigati. Mamma mia, che pezzo complicato. Uff. Va bene ragazzi, dai, dopo sto casino ci fermiamo qui. Mi dispiace per quella cosa della combinazione, ma sto 846 tuttora non ho capito dov'era. Voi mi raccomando, come sempre, mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale. Intanto si sta avvicinando roba. Oddio. E niente, adesso moriremo male. Al di fuori di morire male... Ma che so, gli avvincini di Harry Potter? Aspettate, metto pausa, se no è un casino. Quindi, come sempre, mettete un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Vi aspetto anche su Telegram. E al prossimo episodio. Alla prossima, ciao ciao!